Eccolo, buonasera a tutti, ciao ragazzi, ciao Veneri, ciao Andrea, ciao Roby, ciao Luca. A lei c'è già anche Marco, quindi proviamo a tirarlo dentro. Allora, facciamo così, così. Briciola! Aspetta, Tac, eccolo, lo. Prova a parlare. Ciao, mi sentite? Come mi dite? Sentite bene? Un po' basso, però ti sento. Ok, aspetta un attimo. Ditemi, cioè per me va anche bene, eh. È il... Ale Gianluca, Ale Robertino. Mamma mia, come cresce questa bimba, quel piccirita! Ha fatto un anno, ha fatto. Mannaggia, già un anno. Quando è che li fa? Passato. Ciao! Il 12, saluta. Ricciola! Lunedì ha fatto un anno. Madonna, è già un anno anche lei, Cristo santo. Sento l'eco, cominciamo, Cristo. Dai, figa, datemi qualche feedback in più per piacere sull'audio. Più che altro se sentite Marco. Mi ricevete, sì? Che piacere rivedere in diretta l'uomo più dotato d'Italia. Attenzione. Come... Oh no, aspetta, cazzo succede qua? Vai. Allora. Aspetta, perché... Dunque, qua ci siamo, grazie a Patreon. Ok. Mando un messaggio e ci sono. Vai, tranquillo, figurati. Sento pure un po' di eco quando parlo, strano. Io sento tutto bene. Ok. Portarmi a casa. Eccoci. Benissimo, scusate. Problemi logistici a casa mia. Vabbè, ci sta, eh. E... Che tu non parli? Ok, fatto. Ok, ci siamo. Bene. Allora, Marco, diciamo che, grazie a Silvio, il motivo per cui ci siamo trovati, è già da un po' di tempo tra l'altro che non facciamo una live insieme. 2021, figa, adesso, non esageriamo. No, ho aperto Skype. Ma non è possibile. Ma 3 anni? 28 aprile 2021, l'ultima chiamata Skype che siamo fatti. Ma non è possibile, figa, Marco. No. Vabbè, noi siamo fatti poi le chiacchierate il sabato durante le chat angolari. Ma ho capito, figa, ma 3 anni? No, dai, non ci posso credere. Comunque, il motivo per cui cioè abbiamo colto l'occasione, diciamo, di questa maniera un po' strana rispetto al solito di Microsoft di comunicare, di dare informazione alla propria clientela, se non sbaglio è stato una sorta di podcast alla fine. Sì, è stato un podcast video praticamente. Esatto. Diciamo fatto di fretta e di furia, più che altro per cercare di tranquillizzare l'utenza principalmente e cercare di lanciare un messaggio su va tutto bene, non vi preoccupate, va tutto come deve andare, tutto bene, non è cambiato nulla, mm-hmm. O quasi. Certo. E esatto, su quel o quasi lì, partiamo, cioè, secondo me gli annunci, tra mille virgolette, diciamo, che sono trapelati da questa occasione, sono stati sostanzialmente due. Uno, probabilmente il più banale, cioè l'annuncio del fatto, Del nuovo hardware in sviluppo da casa Microsoft. Esatto, la next gen. Che secondo me non è tanto l'annuncio di essere al lavoro sulla console o le console che succederanno a serie. Un attimo che do la pupa alla mamma. Ci mancherebbe. Vieni qua. Ciao mamma, brava, bel lavoro. Bel lavoro. Assolutamente. Ok. Dicevo, non è tanto il fatto che Microsoft annunci
che dica, che comunichi ufficialmente che cazzo il prossimo hardware sarà un salto generazionale mai visto prima. Okay. Vabbè, è il solito, diciamo, annuncio che si fa per la base fund normale, insomma. Esatto. Cioè, se vogliamo, l'annuncio di essere al lavoro sulla generazione successiva è quello l'annuncio, perché non in pochi credevano che già questa generazione di Xbox Serie X e Serie S potesse essere concepita come l'ultima generazione di hardware Microsoft, ormai sparate nel futuro con il cloud, eccetera. Con il cloud, con la vendita di abbonamenti e tutto quanto, e di conseguenza con il vedere il Game Pass praticamente su qualsiasi dispositivo presente sul mercato. Esatto. Così non sembra. No, così non sembra, e più che altro, allora, l'idea era, è stato un podcast piuttosto strano. Ora, quando si fanno degli annunci, ora io ho imparato anche lavorando per una grande azienda, che ci sono due tipi di annunci che vengono fatti. Quando vengono annunciati i prodotti, quindi in pompa magna, con tutta le parole esatte, parole giuste fatte per evidenziare il prodotto e dare ai clienti o ai fan quello che vogliono, degli annunci, o meglio degi eventi minori, però in cui bisogna fare attenzione non tanto a quello che viene detto, ma ad alcune parole che vengono usate. E due parole sono state importanti in questo simili intervista che hanno fatto: sostenibilità e il numero di giocatori base che non aumenta. Sono due tratti importanti che hanno fatto capire che il Game Pass non è sostenibile con i solo, a quanto pare, 35 milioni di abbonati che hanno. Sì. Perché comunque è un prezzo irrisorio, cioè con meno di 3 esclusive Sony al day one tu hai un catalogo enorme. Mm-hmm. Che loro volevano raggiungere, in teoria, prima ricordo c'era entro il 2030 100 milioni di abbonati, hanno fatto più di 100 miliardi di acquisizioni e hanno aumentato soltanto da 25 a 35 milioni, soltanto una base di 10 milioni in più. Sì, tra l'altro, notizia di questo pomeriggio, credo che dei giornalisti siano andati a domandare direttamente a Microsoft: ok, che mi hai detto 35 milioni di iscritti al Game Pass, ma di questi 35 milioni fanno parte anche coloro che hanno l'ex, come cazzo si chiama, il Game Pass Core, credo, che alla fine quello che era il vecchio Live, per intendere. Esatto, e Microsoft ha detto di sì. Sono tutti gli iscritti in generale, quindi chi ha pagato, tipo me, 3 anni a 65 euro, sì, e quelli che anche pagando il 15,99 al mese, quindi sono 190 euro l'anno, che comunque è un prezzo basso rispetto a quello che offre, certo, sono tutti insieme messi. Esatto. Quindi loro hanno... c'è tutto Phil Spencer, perché era tra i tre all'interno, che poi c'era Sarah Blond che si occupava di... l'hardware Xbox, non mi ricordo male, l'altro che era invece il vice president. Perfetto, benissimo, ottimo. Datemi conferma che siete ancora connessi e che non sia cascato anch'io, per piacere, ma non credo. Eccolo, si è scomparso. Okay. Un attimo. Sì, ho visto che si è scomparso un attimo, ok. Quindi stiamo dicendo, erano tutte e tre, ma queste parole importanti sono appunto state dette da Phil Spencer, che naturalmente, essendo il capoccia, sono importanti. Uno, perché appunto dice alla fanbase: guardate che vi piace avere il Game Pass a poco, avere l'esclusiva al day one, e la cosa importante è che hanno confermato le esclusive al day one per l'ecosistema Game Pass, che è molto importante. Detto, quella è la base su cui si fonda la nostra visione del gaming. Il concerto, sì, certo, esatto. Però c'è da fare i conti con la sostenibilità.
soprattutto in un momento storico in cui i soldi non sono più a zero, quindi quando vai a chiedere soldi paghi interessi, li paghi profumati rispetto a 3 anni fa praticamente, e soprattutto quando c'è una base di utenza che è stabile e non tende ad aumentare. Ecco perché hanno messo in giro quei 4 giochi che cercheranno di fare una cosa fondamentalmente, di far conoscere ad altri dei giochi belli tipo Pentiment, almeno a quanto pare i 4 giochi saranno Pentiment, Grounded, che non conosco personalmente, non so cosa sia, si chiama Sea of Thieves, e l'altro era Hi-Fi Rush. Sono sì, 4 giochi di cui 2 che hanno una grande community base, che possono, diciamo, che probabilmente li utilizzeranno come studiamo un po' il terreno, vediamo come va, facciamo degli studi, data analyst cercheranno di capire come potrebbe poi diventare o che base potrebbe avere qualche gioco più importante. Tant'è che nei primi 5 minuti, perché diciamo che la conferenza, questa intervista, falsa intervista, la possiamo dividere in 2 minuti. I primi 5-6 minuti in cui si spara tutto, le notizie più importanti, che non ci saranno almeno al momento Indiana Jones e Starfield, che passeranno su PS5 e Switch, comunque nelle altre piattaforme, e che ci saranno questi 4 giochi. Tutto il resto della conferenza è stato un modo che è servito a tranquillizzare la fanbase dicendo: noi stiamo facendo il nuovo hardware, a fine anno annunceremo qualcosa di nuovo. Salute. Grazie. E a quanto pare dovrebbe essere, da quello che si vocifera già da tanto tempo, una sorta di Chromecast fatto appunto per accedere al Game Pass. Al Game Pass. Esatto, per chi non ha le TV, ben più ho scoperto appunto l'altro, 15 giorni fa ne parlavo con Robin in chat, che ho l'applicazione sulla TV, e devo dire che funziona bene, parecchio parecchio bene. Sì, anche Robby aveva detto che non ha mai avuto problemi. Sì. Soltanto una domenica ho dovuto aspettare 20 minuti per cominciare a giocare, poi non ho avuto nessun tipo di problema. Era una domenica pomeriggio alle 4, quindi insomma si può capire che c'era magari un po' più di confusione. E soprattutto allora cosa stanno mirando? A tranquillizzare anche, tra virgolette, gli investitori, per dire: guardate che noi non e i dipendenti, non abbiamo cambiato i nostri piani, noi stiamo semplicemente cercando un modo per fare soldi, punto, per espandere l'obiettivo, quindi per espandere la fanbase, avere nuovi utenti, avere nuovi introiti, e con questi appunto fare giochi e stabilizzare e cercare di mantenere per i Phil Spencer ha detto una cosa importante: io sono in azienda da 20 anni, adesso è il maggior publisher di videogiochi in ambito Xbox, naturalmente Nintendo e Nintendo Switch e Nintendo e PlayStation, voglio che sia così per i prossimi 20 anni. Quindi ha parlato di sostenibilità, che è una cosa importante in termini azionisti, in termini di fanbase. Una cosa, se vedete bene la conferenza, per me non hanno avuto il coraggio di dire, cioè quello di prendere il toro per le corna e dire tranquillamente all'utenza, naturalmente magari non con le frasi che userò io: signori, volete il Game Pass e pagarlo poco? Allora, abbiamo bisogno di nuovi utenti, non rompete le scatole a lamentarvi, a bruciare Xbox, a venderle e fare tutto quello che si è scatenato negli ultimi giorni, perché se volete pagare poco il Game Pass e avere al Day One i giochi, vi dovete ciucciare la banana e dire: i giochi andranno anche su altri lidi, lo pagheranno 80 euro, pagheranno 70 euro, voi lo avete nel Game Pass, ma noi abbiamo bisogno di altri soldi, abbiamo bisogno di altre persone che vadano a fomentare quel poco che voi pagate. Almeno questa è la visione che ho avuto io, e questo non l'hanno detto chiaro e tondo, l'hanno fatto capire, ma non l'hanno detto chiaro e tondo, almeno non so se... Il fatto è questo, che secondo me, e già ne parlavamo mesi per non dire anni fa, una situazione di questo tipo era assolutamente prevedibile. Cioè, quante volte ci domandavamo: ma quanto può andare avanti Microsoft a offrirti tutto questo catalogo di giochi ad un prezzo così basso, senza nemmeno calcolare
tutti i vari sotterfugi per poter, segnatevi sotterfugi, per poter pagare sempre meno il Game Pass. Per quanto tempo potrà andare avanti, per quanto appunto potrà essere sostenibile una situazione del genere. Ma io personalmente già mi aspettavo che giochi, probabilmente il titolo più, come dire, esemplare è proprio Starfield. Io mi aspettavo che sarebbe arrivato su PlayStation, non dico al day one, ma che comunque era uscito a settembre, sono già passati diversi mesi, mi aspettavo che un comunicato, e tuttora me lo aspetto tra l'altro, magari a distanza di un anno e mezzo, che prima o poi un gioco del genere possa finire su PlayStation. La mia domanda è questa, cioè, secondo te Marco, quanto può variare l'amore che, l'interesse diciamo, che uno può avere nei confronti di Microsoft o di PlayStation, cioè quanto può variare l'ago della bilancia il fatto che un gioco ti venga annunciato già da oggi come esclusiva temporale Xbox, sapendo che uscirà magari a distanza di un anno e mezzo anche su PlayStation, e sempre tra l'altro con la discriminante assolutamente importante che su Xbox, c'è, su Xbox nel senso di Game Pass, ce l'hai gratis al day one e di là te lo devi succare. Questo è quello che... Allora, si potrebbe rispondere in due maniere. Da fanboy, Microsoft ha gli altri giochi che le poche esclusive che noi avevamo, ora tante, considerando tutto l'immenso universo che Microsoft ha comprato per avere giochi in esclusiva, sono di Xbox, sono nostre e devono rimanere nel nostro ecosistema. Da invece videogiocatore, meglio avere un gioco che per quanto, appunto, pur valido, anzi, un gioco valido è Pentiment, per esempio, uno di quelli. Io sono contento che arrivi anche da altre parti per poterlo fare giocare ad altra utenza, perché questo permette di fare una cosa importante, non tanto a Microsoft, oltre appunto a Microsoft, di aumentare l'utenza, ma anche di rendere il tutto sostenibile per le software house. Non dimentichiamo che quando un gioco viene messo all'interno del Game Pass, è vero che Microsoft ti dà qualcosa per ogni singolo download, non credo che paghi per ore giocate, se non sbaglio quello lo fa Apple in Apple Arcade, ma non è certamente quanto comprare il gioco per intero, quindi la software house comunque è vero che magari può avere più download, ma ci guadagna di meno rispetto alla media della singola copia. Avere un bacino d'utenza molto più grande rende tutto più sostenibile anche per le singole software house e per tutte quelle software house che fanno giochi indie, che diciamo che sono stati un perno importante per il 2021, 2022 e 2023. Cioè è stato l'anno, per quanto mi riguarda, questa è stata la generazione degli indie. Io non ho mai giocato a tanti indie come in questa generazione di console. Hai voglia. Quindi però, le piccole software house hanno bisogno di avere più utenza possibile che giochi proprio giochi. Sì, però quello su cui vorrei puntualizzare, ed è in risposta anche a ciò che scrive Michael Hector Paruz, dice: gli utenti Microsoft dovranno rassegnarsi a vedere i giochi Xbox su PlayStation. Ma sì, ripeto, perché rassegnarsi? Cioè, io non voglio fare adesso il paladino del "ah, che bello, tutto per tutto", cosa di cui sono convinto, ma non è tanto quello. Ma perché rassegnarsi? Cioè, rassegnarsi vuol dire essere dispiaciuto per una situazione che avverrà in futuro, no? E va bene. Ma perché io, metti che io abbia solo Xbox in casa, perché io mi dovrei dispiacere del fatto che un gioco possa uscire anche su PlayStation nel momento in cui comunque scommetto che su Xbox uscirà prima? Certo. E gratuitamente, porco Diaz. Esatto, o quasi gratuitamente, praticamente. O quasi gratuitamente, certo. Ma, cioè, quella è la parte di fanboy del videogiocatore. Ti ricordi quando Metal Gear arrivò su Xbox 360? Il casino che successe? Certo. Quando Sony cominciò a pubblicare i giochi su PC e arrivò su Steam Spider-Man 1, il primo Horizon, i giocatori che cominciavano a bruciare le console, cominciavano a sbattere per terra. Questa è la parte di fanboy.
Io sono Microsoft, io sono o sono un Sonaro, o sono un Boxaro, le mie esclusive vogliono che rimangano esclusive mie, perché io ho investito 600 euro, 500 euro, e voglio che quello che ho speso, le esclusive, rimangano nell'ecosistema su cui ho investito. E questa è la cosa di base, è un ragionamento molto egoistico che si fa da console war, attenzione. Sì, però mi stupisce questa cosa, perché... secondo me la console war Sony Microsoft ha avuto il suo apice nell'epoca PS3 360, esatto. Ma semplicemente perché alla generazione successiva l'Xbox è morta ancora prima di uscire, cioè con una figura di merda colossale che ha pregiudicato praticamente tutto l'andamento della generazione One PS4. Con l'arrivo di serie X, diciamo, e PS5, ho avuto l'impressione, forse anche a causa del fatto che le due console dal punto di vista proprio hardware non è che differissero poi così tanto. Grazie, non so cosa è successo. Alex ha regalato un'iscrizione a Stefano. Ale, grazie a Squallstar e grazie a Monchidi che si sono iscritti. Credevo che ormai avessimo superato il discorso della console war, no? In particolar modo proprio per questioni di estrema vicinanza tra l'hardware delle due. E dico, ok, abbiamo sorpassato la questione console war lato hardware, ci potrebbe stare eventualmente una console war dal punto di vista delle esclusive, solo che anche da questo punto di vista, come sappiamo tutti, Microsoft sarebbe sempre uscita con le ossa rotte a causa anche a livelli esclusivamente quantitativi, perché comunque le esclusive Sony sono di più, e va bene, grazie a Antbor. Però, cioè, se vogliamo ritirare in ballo questa questione della war tra esclusive, cioè non è tanto il gioco in sé che c'è da una parte o dall'altra, o che c'è solo, cioè si è spostato su un altro livello, secondo me, tra l'altro assolutamente a favore del videogiocatore, perché alla fine ti stai facendo la guerra, ma è una guerra che ti porterà a pagare sempre meno i giochi, però non la capisco questa cosa qua. Hai troppa, diciamo che cioè, hai una visione, diciamo, un pochettino troppo ottimistica delle persone che ancora guardano il proprio orticello, e ce ne sono tante su quello che hanno scritto sotto il post di Microsoft che annunciava questo podcast, e tutto quello che si è sentito. È vero che i rumor hanno tanto contribuito ad acuire un pochettino, a infiammare gli animi, ecco. Perché si parlava di tutte le esclusive Microsoft che sarebbero passate pare su PlayStation, addirittura al Day One senza neanche attesa. C'è sempre la fan base, c'è sempre, ci sarà sempre, e molti di noi, cioè molti videogiocatori ragionano con la pancia e non con aspetta, ma io quel gioco però lo pago poco. Io stesso ho un Game Pass, non ho una console Microsoft, io direttamente pago il servizio. Loro hanno detto chiaramente che il miglior modo per usufruire del servizio Game Pass sarà avere l'hardware Xbox, perché il Game Pass Ultimate, che è quello per PC, comunque non ha tutta la selezione di giochi che tu puoi trovare sull'Xbox. Hai una parte dei giochi, molto molto ricca, ma non totalmente tutto il catalogo completo. Quindi loro fanno... o meglio, Microsoft fa perno su quello, per dire tu vuoi la migliore esperienza con noi... col Game Pass e il nostro hardware, e ci hanno tenuto più volte a precisarlo, soprattutto parlando di cosplay, cross save, che sono delle armi importanti, perché tu hai la tua libreria Game Pass o di giochi acquistati in Microsoft e la potrai giocare ovunque. Quello che diceva appunto Sarah Bond era: ogni schermo può diventare una Xbox, ed è vero. Io ci ho giocato sul Mac, ci ho giocato sull'iPad in mobilità, ci ho giocato sulla TV con un pad PlayStation 5 o PlayStation 4. Cioè non ho avuto nessun motivo di avere un hardware Xbox per acquistarlo. Naturalmente ho un catalogo inferiore rispetto a quello Xbox, ma va benissimo, io sono più che soddisfatto. Magari Sony avesse qualcosa del genere, ma è proprio quello che probabilmente fa differenziare le due cose. Quindi... Che poi
Tra l'altro, come dicevi giustamente tu, quelli che sono già scesi in piazza bruciando l'Xbox, eccetera, o vendendola. vendendola, cioè. Ok, la reazione di pancia, però bisognerebbe avere anche quel briciolo, briciolo di, come dire, lungimiranza o di esperienza, forse, per capire che nel momento in cui viene fatto un annuncio come quello di ieri, cioè Microsoft che ti dice, oh, ragazzi, guardate che adesso alcuni giochi passeranno anche di là, va bene, Esatto. però innanzitutto non significa che dopodomani cambieranno idea. Ma soprattutto bisogna soppesare quello che viene annunciato, perché non significa che tutti i giochi passeranno anche di là. Cioè, io mi vedo un domani Microsoft a prendere sotto esame titolo per titolo e a decidere se farlo diventare multipiattaforma, non farlo diventare multipiattaforma. Se farlo diventare multipiattaforma al lancio, dopo X tempo. Esatto. Cioè, è una situazione talmente aleatoria, talmente in mano a Microsoft, che può fare sostanzialmente quel cazzo che le pare. Quindi, a maggior ragione, dico, non ha senso incazzarsi più di tanto, a meno che non rientriamo nel discorso che facevi tu del fanboy. Del Esatto, ma fanboy che l'unica si cosa è mette a quella. piangere nel momento in cui Halo domani esce Dovesse entrare su PlayStation, su esatto. PlayStation, certo. Bravo corso. Ma più che altro là, io penso che si arriverà ad avere le esclusive, o meglio, i giochi pubblicati da Microsoft anche al Day One, anche sulla nuova PlayStation, magari non su quella generazione, ma sulla nuova e sulla nuova Switch che uscirà. Però sempre col pro, perché per me, che c'è il Game Pass, se lo gioca all'interno di un catalogo senza spendere 80 euro, 70 euro, quelli che sono, ma se lo trova già all'interno è comunque un vantaggio per chi è che ha il Game Pass. Quindi per me, ora quello che stanno facendo è sondare il terreno, vedono come va, sia appunto in termini anche di bacino, cioè io sto prendendo quattro giochi, li sto pubblicando su un'altra piattaforma. Se prima ne vendevo 10 di un titolo e in proporzione loro poi avranno sicuramente chi gli farà i conti, cercherà di capire come può andare anche un titolo grosso e il titolo grosso io ci gioco che arriverà prima di quanto pensano per me, Indiana Jones arriverà sì e no 6 mesi dopo che uscirà su Xbox perché è un richiamo maggiore di Starfield proprio perché Indiana Jones è Indiana Jones ed ha un nome in sé, per me arriverà anche su PlayStation. Cercare di capire quanto possono guadagnare su quello e non vedo nulla di male a farlo. Io lo voglio giocare subito, mi faccio l'abbonamento, ho il Game Pass e me lo gioco subito. Non me lo voglio giocare subito oppure non mi voglio fare l'abbonamento, a lungo andare me lo gioco di su PlayStation e pago le mie 80 cucuzze per giocare col gioco. Fine, comunque ci guadagna Microsoft. Tu come utente Microsoft non ci perdi. A meno che non sei un fanboy e quindi ti piange il cuore, è quello un altro discorso. Certo. Ma a lungo andare sarà così, perché hanno troppe esclusive, hanno un bacino di licenze, di software troppo grande per non monetizzarlo. Hanno speso più di 110 miliardi, devono rientrare e guadagnarci, altrimenti Phil Spencer non so che fine fa se non rientra nell'investimento. Adesso ti faccio una domanda che è più una speculazione, una tua possibile chiave di lettura del futuro. Nel momento in cui Microsoft, se vogliamo anche un po' a sorpresa, ieri annuncia di essere già appunto al lavoro su un nuovo hardware, automaticamente, ma mi pare anche che l'abbiano dichiarato, esclude la possibilità che nei prossimi anni possa uscire la famosa applicazione Ingenuo. Xbox Ah. Game Pass o Game Pass e basta su console Sony. Bravo. Ok, sì. Almeno per adesso. Almeno per adesso, o dici nel momento in cui Microsoft continua comunque a produrre hardware, non vuole farla uscire su PS5, posto che magari è Sony che non la vuole. Cosa assolutamente veritiera, cioè Il che non mi plausibile. stupirebbe comunque.
conoscendo, diciamo, come si comporta Sony e i giapponesi un attimino, che sono abbastanza come si può dire, abbastanza gelosi del proprio hardware, del proprio ecosistema, potrebbe essere Sony a non volere l'applicazione Game Pass sulle proprie console. Allora, al momento io vedrei nella prossima generazione, quindi stiamo parlando questa nuova sulla decima generazione, due possibili hardware: la classica console e questo famoso dongle, chiamiamolo Chromecast di Microsoft, per collegarti in streaming, in cloud e giocare con le console. Non so se ci potrà essere un'undicesima generazione, ma dubito pure che ci possa essere un'undicesima generazione da un punto di vista di PlayStation. Perché? Perché diciamo, quando la produzione dell'hardware ha in sé un costo importante in termini di ricerca e sviluppo, ok? Già le voci che si rincorrono in questo momento, mettendole sempre come molto rumor, e secondo le caratteristiche dei nuovi processori AMD che dovrebbero uscire, che dovrebbero equipaggiare le nuove console, indicano un prezzo di almeno 70-80, se non 100 euro, superiore rispetto alle console attuali. A meno che non scendano di caratteristiche. È stata una cosa che The Verge credo abbia scritto ieri o l'altro ieri. Nulla vieta a Sony di diventare soltanto una software house senza avere l'hardware, o meglio, senza avere una console PlayStation. Il problema di Sony è l'infrastruttura, che non ha le stesse infrastrutture che ha Microsoft. Quello è il problema principale di Sony, che magari potrebbe renderlo più difficile passare totalmente a un sistema cloud rispetto a Microsoft. Microsoft, io quasi ci scommetto che non ci sarà un'undicesima generazione di Microsoft, a massimo il dongle, che non so se si può considerare console o meno, credo di no. Non considero un dongle una console. E soprattutto perché si libererebbe anche della possibilità di avere il lettore Blu-ray. Ricordiamo che Blu-ray di Sony, ogni gioco e ogni console venduta, una parte delle royalties va a Sony. Quindi Sony, certo. alimenta diciamo un nemico, un avversario del mercato. Quello penso che succederà. Io in prospettiva me l'aspetto un'applicazione. È pure vero che se si rendono totalmente indipendenti, per dire, va bene, non vuoi la mia console, ti compri 99 euro di dongle, gli metti qualunque pad vuoi e giochi sulla tua TV, potrebbero anche non avere la necessità di chiedere a Sony, vuoi Game Pass cioè vuoi mettere l'applicazione Game Pass sulla tua console. Potrebbero non farsene nulla da questo punto di vista. Bisogna capire che diffusione possa avere questo dongle, questo accessorio esterno. Sempre se esiste, non sono soltanto speculazioni. Shadow of Love, non hai capito un'ostia, stiamo parlando tra due generazioni, non della prossima. Sì. No, la prossima. Angelo Guerreschi invece dice, è invece una Prodo su Nintendo, quindi in portatile e su una portatile già molto ben distribuita, mi permetto di rispondere con una domanda. Ditemi voi quale sarebbe il beneficio di Nintendo di accettare l'icona del Game Pass sulla propria console. Nessuno. Sono una questione economica che non gli interessa. Sì, ma nel momento in cui, cioè, ragazzi, dovete pensare una cosa, e figa, arriverà anche a voi, pezzi di merda giovani. Nel momento in cui io sono un giovane trentenne che compra lo Switch 2 domani, okay? Non ha mai avuto una console Nintendo, ok? Lo Switch 2 lo compro e c'ha dentro il Game Pass, va bon? L'icona del Game Pass per poter giocare su xCloud. Posto che funzioni tutto perfettamente, ho tutto il catalogo, bene. Io compro il mio bel Game Pass a 150 euro l'anno, ok? E tutto il mio cazzo di tempo è occupato dal backlog che mi ritrovo nel Game Pass di titoli che magari non me ne frega un cazzo, ma che c'ho lì, disponibili, pronti alla prova. Quando cazzo compro i giochi Nintendo? Esatto.
Magari le compri al lancio e basta praticamente, probabilmente. No, cioè, senso, di tutte le possibili chiavi di lettura che ci possano essere di questo ragionamento qua, secondo me Nintendo è l'ultimo dispositivo presente sulla faccia della Terra su cui vedremo il Game Pass. Molto probabile, anzi quasi certo direi. Loro hanno il loro un ecosistema molto ristretto, molto chiuso, con le esclusive, che gli permette magari di non essere così diffusa, o meglio, di non essere di massa come può essere una PlayStation, però hanno avuto 139 milioni di Switch, se non ricordo male, una cosa del genere, che per un ecosistema così ristretto, mamma mia, cioè, ma tutta la vita, e con giochi che della Wii, del Wii o del Wii U, che ancora trovi a 49-45 euro dopo che sono passati decenni, perché sono passati almeno 10-12 anni dal Wii o dal Wii U, perché dovrebbero piegarsi ad avere il Game Pass all'interno della loro console? Ma non ha completamente senso. Cioè, quello che hanno messo in piedi regge perfettamente e permette di poter sviluppare giochi con una qualità che onestamente fa invidia a tante software house. Anche sui giochi più stupidi, tra virgolette, ok? Certo. Non ha senso completamente. No, Nintendo, diciamo che, vabbè, è da lui in poi che fa mercato un po' a sé, diciamo. E quindi, a maggior ragione, è quella, secondo me, meno coinvolta da tutte queste possibili nostre elucubrazioni mentali per capire dove e se finirà il Game Pass appunto anche su altri dispositivi di marche concorrenti. È una cosa a sé stante, proprio, secondo me. Totalmente a sé stante. Ma adesso, giusto per tornare un attimo sul lato hardware, secondo te la prossima generazione di console Xbox, che appunto da ieri possiamo dare per confermata, uscirà ancora in duplice versione? Probabilmente uscirà senza il lettore. Molto probabilmente uscirà senza il lettore. Al massimo lo faranno esterno. Come ha fatto più o meno Sony con la sua console principale. Uno, perché hanno un'ottimizzazione della produzione. Unico modello, con o senza il lettore, lo metti come add-on, ma la produzione, la linea produttiva è una. In termini di ottimizzazione industriale è qualcosa di spettacolare. Cioè, permetti di ottimizzare i costi, ridurre i costi e avere un margine maggiore. Quello serve, avere l'unico modello di PlayStation 5. Certo. Due, perché se vuoi spingere ancora di più il Game Pass e dire il nostro hardware col Game Pass è la migliore possibilità per avere la migliore esperienza nel nostro ecosistema, del lettore DVD, praticamente del lettore Blu-ray, praticamente non se ne fanno nulla. Sì, è verosimile Sonic, secondo me, come possibilità. Cioè una console modulare, sostanzialmente come adesso PS5, e in più magari la possibilità a 50 euro, 100 euro il dongle. Di prendere il lettore esterno, esatto. No, dicevo il dongle. Ah, ok. A te interessa giocare solo con il Game Pass? Ti interessa solo giocare con xCloud? Ti diamo la possibilità di farlo se non hai un televisore che è compatibile con l'app del Game Pass. E ti diamo la possibilità di giocare subito con i 100 euro che spendi per sta figa di chiavetta e ci sono già dentro, cazzo ne so, un anno di Game Pass, 6 mesi di Game Pass. Esatto, questa potrebbe essere un'ottima soluzione per loro. Però perché comunque la strategia è ogni schermo è una Xbox, cioè almeno ci hanno tenuto a precisarlo. Ovunque tu puoi avere il tuo catalogo, ovunque tu puoi avere il crossplay, ovunque tu puoi avere il cross save, che è la cosa più importante. Io stesso appunto l'ho sperimentato tra iPad e Mac, giocavo da una parte quando ero in mobilità sull'iPad, quando ero a casa mi ricollegavo e avevo lo stesso salvataggio, ed è una cosa che su una PlayStation manca tanto. Mannaggia. L'ecosistema PlayStation manca tanto, però è pure vero che Sony ha una visione diversa, si basa più sulle esclusive di qualità
altissima qualità, per carità, eh? Quello, cioè, se tu vuoi giocare certi, è più o meno quello che vuole fare, cioè quello che ha fatto Nintendo. Sony vuole cercare di fare entrambe, essere di massa, ma andare sulle esclusive che su cui appunto basare il proprio ecosistema, con la console e dove la console è perno centrale. Si è visto col Portal, il Portal in sé per sé non serve a niente, è un costoso, cioè senza la console, senza la PlayStation 5, né il visore che costa più della console, né il Portal servono a nulla. È tutta una visione console centrica che si basa appunto sul dualismo esclusivo. Vai tranquillo. Che si basa appunto sul dualismo console software, praticamente. Yeah. Sì. Vediamo, tu sei d'accordo, eh? L'assenza del lettore data la presenza del Game Pass su console Sony, invece credo che sia qualcosa di necessario, dato il deprezzamento di l'inversione fisica e i prezzi della alti del PSN. Sì, sono d'accordo. C'è una specifica che vorrei fare su un commento di Slow Lucky Twitch, che dice: paradossalmente, anche se avessi il logo Xbox sullo schermo della tua console Nintendo, quindi rivolto a me, i giochi Nintendo li compreresti lo stesso, a patto che tu sia una persona sana di mente, per un semplice motivo. Se compro lo Switch, non te ne frega un cazzo dei giochi Xbox. Se hai comprato uno Switch per giocare giochi Game Pass, è un problema di disturbi della personalità. Non sono assolutamente d'accordo. Innanzitutto perché tu fai una differenza tra da quello che dici si capisce che giochi Game Pass uguale esclusive Microsoft, ma non è così, perché la maggior parte dei giochi che ho giocato sul Game Pass sono indie, e nel momento in cui io ho l'applicazione del Game Pass, pago il Game Pass sulla console portatile Nintendo, nuova, vecchia che sia, non li vado più a comprare sullo store perché ce li ho già dentro. Arrivo esatto. Subito. Vai. Io, a proposito di questo, io posso darvi l'esempio con Ori. Il primo Ori l'ho giocato su Switch come indie, ok? Quando ho avuto la possibilità di avere il Game Pass, io mi sono rigiocato il primo Ori e ho giocato il secondo sul Game Pass, ma con una qualità totalmente diversa rispetto alla Switch. Allo Switch, scusatemi. Non è esattamente la stessa cosa. Quindi bisogna fare attenzione a quello che si ha e la prospettiva con cui uno vuole acquistare una console. È pure vero che al momento tu compri uno Switch per giocare con Nintendo, e credo che Nintendo voglia che sia così e voglia mantenere quello status quo, a meno finché se lo può permettere, perché poi siamo sempre là, i soldi fanno tutto. Se la cosa è remunerativa, Nintendo continuerà a fare esattamente così come fa adesso. Vediamo. Dart 1989. Ma hai aperto la porta? Ma così il futuro si è invitato. Sì, ma tranquillo. Nel frattempo ho chiuso il discorso dicendo che appunto, da quel punto di vista, Nintendo cercherà sempre di mantenere il proprio sistema chiuso, a meno finché economicamente sarà sostenibile, perché poi alla fine dei conti arriva sempre tutto là. Alla fine Sicuramente. A naso, indipendentemente dalle saccocce che Microsoft ha dietro al mondo di Xbox, Game Pass, eccetera, cioè vedo peggio in un futuro Xbox o Sony rispetto a Nintendo, perché certo. Nintendo cazzo è quella, andrà avanti così, cioè non... se vogliamo delle tre quella che più mi fa paura è davvero PlayStation. Non dico di arrivare, come dicevi tu, ad un punto di domanda su un'ipotetica PlayStation 7, però ecco, secondo me Sony deve trovare il modo di uscire da questo cul-de-sac in cui si è ritrovata, perché ok, ciao papà, grazie, da una parte non può, è sempre come dire tirata fuori dal Game Pass una cosa di simile. Sì, aspetta che chiudo la porta. Vive, voi cambiatevi, eh. Sì. Da una parte si è sempre tirata fuori dal discorso esclusive al day one dentro un pacchetto e tutto quanto, dall'altro però sì, ha cercato di correre un po' ai ripari, diciamo, con tutto ciò che c'è dentro, il PlayStation Plus, Extra, Premium, quello che è, però
ha un'attrattiva sicuramente ben diversa rispetto, banalmente, a lanciarti uno Spider-Man 2 all'interno di un pacchetto del genere. Abbiamo notato in questa generazione soprattutto che via via la quantità di esclusive che escono nel corso di un anno sta diminuendo abbastanza, in maniera abbastanza evidente. Quindi, cioè, non so come potranno riuscire a far quadrare il cerchio, no? Ho visto quando siete vestite, dopo venite a salutare. Anche perché poi, se proprio vogliamo fare la punta al cazzo, c'è questo discorso qua e mettici il VR che costa più della console, che ha un supporto un po' zoppicante per ora almeno. Fai uscire Portal che ha un costo importante ed è comunque un accessorio che devi spiegare bene che cos'è e a chi è indirizzato. Che di sicuro non siamo noi informati sui fatti e tutto quanto le persone che magari hanno la PlayStation in casa perché ce l'ha il figlio, così, però non sono proprio, diciamo così, informate sui fatti. Fa uscire una versione, tra virgolette, slim, una versione rivista, che costa quasi più della versione, anzi, costa più della versione di listino, costa più della versione iniziale, cioè... Attenzione, sì, è la prima slim che costa tanto quanto quella vecchia tipo 50. Sì, però se ci pensi è una versione rivista che viene venduta a distanza di 3 anni dal lancio, quindi con tutte le accortezze classiche, se vogliamo, del modello slim, quindi con dimensioni più contenute, con dei materiali che consentono e delle componenti che consentono a Sony di risparmiare, però il prezzo rimane quello. Esatto. Okay? Perché non è una slim, perché è il nuovo concetto di PlayStation 5, bla bla bla, però... Ma infatti non l'hanno chiamata slim, perché normalmente il concetto di PlayStation slim è associato ad un prezzo minore. Certo, ma è marketing, semplicemente. Esattamente marketing, esatto. E quindi loro spendono di meno, facendotelo pagare lo stesso, quindi ci guadagnano di più. Perfetto, esatto. Proprio è la perfezione. Esattamente. Sì, io ho una paura. Sony, diciamo, il gruppo Sony, quando si è resa conto che la divisione Vaio, che erano dei portatili stupendi, non rendeva più come volevano loro, non ci hanno pensato neanche 30 secondi a prendere e accederlo totalmente ai cinesi. Sono svenduti il marchio, perché non raggiungeva gli obiettivi. Spero che non arrivino a fare la stessa cosa per l'hardware PlayStation, non per la divisione software, perché hanno tante software house all'interno del loro pacchetto, e non diventano un po' come Sega, per intenderci. Io spero di no. A me interessano i giochi più che la console, naturalmente. Sono da sempre un amante della tecnologia Sony in generale, ho avuto tante loro prodotti. Però se devo scegliere, spero che sopravviva comunque il marchio PlayStation come software che come hardware in generale. Perché almeno là sono giochi molto belli, molto interessanti. Allora, però a quel punto avremo, se dovessimo andare su un futuro apocalittico, avremmo Nintendo che ha il suo bacino d'utenza e poi Microsoft che potrà spaziare e avere un monopolio assoluto su tutto il resto. Ma sai che cioè, se devo prevedere il futuro, cioè, io faccio molta fatica semplicemente perché cioè, non riesco a pensare ad un futuro tra 5, 10 anni, 15 anni, quello che è, in cui saremo ancora qui a parlare di Microsoft, Sony, Nintendo, eccetera. Perché già oggi, ragazzi, il mercato videoludico in generale si è molto, come dire, spezzettato. Cioè, nel corso degli anni ha aumentato il bacino d'utenza, chiamiamolo in maniera più generale possibile, il PC gaming. Da un anno e mezzo a questa parte ci sono in commercio ste bestie qua. Cioè, le possibilità sono aumentate molto anche dal punto di vista banalmente hardware, e i protagonisti di tutto questo, di questo carrozzone, è molto probabile che nel corso degli anni varieranno.
Quindi fare previsioni su Microsoft e Sony nel loro caso specifico può starci, ma pensare che siano gli unici appunto protagonisti mi sembra un po' azzardato. No, quello considera che almeno per quanto riguarda la parte software, perché la parte hardware ce ne sono tantissimi protagonisti che stanno venendo fuori, soprattutto appunto con l'Handled che stanno venendo fuori, le varie NIO, Asus che stanno facendo queste console portatili che permettono a chiunque di giocare ovunque con una buona potenza e una durata della batteria che può andare dallo schifo ad una buona durata della batteria. Quello che fa la differenza appunto è software. Mettere su degli studios che ti fanno dei buoni giochi e che credo, se non ricordo male, quando c'era ancora la causa tra Microsoft con si chiama l'FCC americano, è venuto fuori che Horizon è costato 200 milioni di dollari per lo sviluppo. Sono soldi, cioè sono quantità di denaro così importanti che non si possono permettere tutti. Quindi il software farà la differenza. Ecco perché dico, ho più fiducia nella resistenza del marchio PlayStation Xbox in termini di software, in termini di sviluppo dei giochi, che nell'hardware. Perché poi l'hardware lo può fare pure una TV. Prendi Samsung, fai un accordo con Samsung, fai un accordo con LG, hai l'applicazione là dentro, giochi, punto, basta. Può essere l'applicazione PlayStation, può essere l'applicazione Xbox. Giochi tranquillamente collegando un qualunque tipo di pad vuoi, o se vuoi comprarti quello di Microsoft o quello di Xbox o quello di PlayStation. Cioè potrebbe anche essere quello. Ci guadagnano tutti, hai un modo più generale di giocare, un modo diverso da giocare, che la console col disco dentro, il pad, il divano, puoi giocare ovunque. Sta cambiando. Io sono ancora molto legato a giocare sul mio divano con la console, però devo dire che il non dover inserire un disco sta cominciando a interessarmi, ad essere abbastanza l'ho già detto diverse volte. Se io incontrassi il me stesso di 10-15 anni fa, probabilmente verrei corcato di botte, perché mai e poi mai avrei pensato di giungere ad una mentalità del genere. Però, così come nell'ultima generazione, non dico che totalmente io mi stia votando al digitale, ma anche perché per me digitale significa sostanzialmente il Game Pass o comprare giochi in sconto dallo store della Nintendo, e il formato fisico mi serve soprattutto per i prestiti che ricevo da Black Prince. Però, a parte quello, anche il concetto stesso della console, nel momento in cui mi assicurano che perché io non, a parte Stadia, che però avevo ancora provato nella casa vecchia con tutti i problemi di connessione che avevo, ma nel momento in cui ho la certezza matematica che un'app del televisore funziona cioè qualitativamente in maniera equiparabile ad una console, non me ne frega più un cazzo di avere in casa la scatola. Sì, beh, io lo sto sperimentando in questi giorni con Ori 2, quindi Ori the Will of the Wisps, è meraviglioso. Cioè, ho la TV cablata, naturalmente, con la presa Ethernet di andare sulla TV. Non ho avuto nessun tipo di problema. Sto giocando tranquillamente. Mi dice che non posso andare a 120 Hz, ma sti grandissimi, però me ne frega assolutamente nulla. Ma a 60 ti gioco tranquillamente. E ho una fibra normalissima, un giga, arrivo a 800, perché fortunatamente sono abbastanza servito bene. Ma va benissimo, cioè. E non mi accorgo neanche di non avere la console, perché, cioè, di non avere una Xbox. Io gioco con questo pad PlayStation 5 sulla console e me lo collego alla TV e gioco. Quindi da quel punto di vista, l'unico motivo per cui compro ancora il fisico è solo per comprare le collector e vedere le mie spalle, a parte il bordello, anzi scusatemi il casino che c'è nelle mie spalle, ma solo per quello compro fisico, altrimenti non lo comprerei, cioè aspetterei il gioco che esce o sul Game Pass o me lo gioco dopo qualche mese, me lo compro in digitale con qualche offerta su Instant Gaming o qualche offerta del genere. Non avrei nessun motivo di spendere 80-200 euro per avere il gioco fisico.
non me ne faccio nulla, anche perché ho cominciato ad avere un po' meno tempo. Mia figlia bene o male mi permette di giocare, perché lei condizioni normali gioca dove gioco io, ha le sue cose, tranne in questo momento. Quindi riusciamo tranquillamente a conciliare, ma il tempo è sempre meno. Quindi c'è Vidivac, Vidivac 90 che dice il mercato del digitale Il mercato del digitale è cresciuto spaventosamente durante il periodo pandemico. Tutti tappati in casa a scaricarsi i giochi direttamente dagli store digitali. Ma secondo me perché in maniera del tutto ovviamente imprevista e involontaria, io cerco sempre di farvi capire che spesso quando facciamo questi discorsi qua, sono discorsi che cercano di sottolineare il fatto che noi non siamo il videogiocatore medio. Esatto. Non siamo la maggior parte del bacino d'utenza di PlayStation, Xbox e tutto quanto. Cioè, non dimenticatevi che c'è gente che fino al Covid non sapeva che cazzo fosse il mercato digitale. Ed ovviamente, grazie, come diceva Vidivac, al stare chiusi in casa, ha imparato che cos'è il digitale, quali sono i vantaggi o gli svantaggi, in certi casi, del digitale, e quindi ci sta assolutamente che sia esploso grazie alla pandemia, o per colpa della pandemia. Ecco. Per colpa anche della pandemia, ma considera che sono la maggior parte delle persone, anche che io conosco, hanno o una Xbox o una PlayStation, la maggior parte PlayStation, per giocare o a COD o a FIFA. Punto. Ogni anno comprano quel gioco. Fine. Per loro è quello farsi le partite la sera con gli amici a COD o spacchettare con FIFA, il FIFA che adesso è EA Sports, non mi ricordo male, si chiama. Giocare con quei due giochi, la maggior parte, cioè tante persone che io conosco usano quello, cioè pochi sono videogiocatori che spaziano e che cercano appunto di giocare gli indie, a volte non sanno neanche che cosa è. no ma è vero, sono. Quello è esatto. Bene, Marco, Già 7:30. Wow. Sì, grazie Thomas. Allora, io ti ringrazio molto per questa chiacchierata. Allora, io continuo a nutrire estremi dubbi sul fatto che siano 3 anni che non ci vediamo. Allora, perché io ti posso dire, io ho aperto Skype, l'ultima chiamata tua 28 aprile del 21. 2021. Ma, porco Diaz, adesso... Ostia, l'ho chiuso? Aspetta, No, ho chiuso lui. Finché si è arrabbiato. Un attimino. Eccolo. Adesso. Se tu apri Skype, vedi l'ultima chiamata che abbiamo fatto il 28 aprile del 2020. Ma non è possibile, figa. Ma non ci credo. Tanto tempo. Ma non ci credo. Comunque, se fosse vero, vediamo di non far passare altri 3 anni e altri 27 figli, ecco, soprattutto. Esatto. No, beh, già una mi basta e mi avanza, spero. Esatto. Mi è venuta stranamente bene, quindi non voglio correre il rischio di... Va bene, Marco, un bacione, grazie ancora e buona serata, buon weekend. Ciao Marco, ciao, grazie. Saluti anche a tutte le tue donne in casa. Sarà fatto, ricambio. Allora, qua però così si fa? No, così nascondi. Discon-